people fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Benvenuti a tutti voi che vi siete appena sintonizzati. La prima giornata del loro girone non ha offerto i 3 punti che i sostenitori si aspettavano e ha suscitato così reazioni contrastanti. C'è chi ha sottolineato la prova della squadra, che è stata comunque discreta, chi invece si è soffermato soprattutto sul risultato finale. Vedremo se al secondo tentativo riusciranno a imporsi con sicurezza sugli avversari. Buon divertimento! Riceve largo Ruben Michael, tocco morbido. C'è il tiro! Segna lui! La Roma sa costruire il gioco e vede bene la porta. Scambio d'antologia e finalizzazione impeccabile. Milano parte male, deve già rincorrere. Calaiò gioca una palla lunga. Palla riconquistata immediatamente. Ecco il traversone. Salta e colpisce di testa. Milano ha già la partita in salita. C'è ancora tanto da giocare però. Beh Fabio, non è auspicabile andare sotto dopo così poco tempo. Il vantaggio è che hai tanto tempo per recuperare. Sbroglia la situazione. Vediamo se può capire. La toglie dalla porta. Gli nega la gioia del gol. Che parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Riceve il passaggio. Cerca lo spunto. Shevchenko. Cassano. Pallone lungo in verticale. Michael. Riceve in ottima posizione. Si avvicina alla porta. Prova a tirare. Ha segnato. Ecco il gol, davvero rapinatore d'aria. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Calaiò riceve un po', tenta nuovamente. Hanno trovato il gol e adesso possono tornare a controllare il match. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Nella competizione questo giocatore ha già segnato 3 volte. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Provano a ripartire da dietro. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Palla in avanti verso il compagno. La gioca sulla destra. Scatta verso il pallone. Ruben Michael riceve in posizione interessante. Va di testa! L'azione era partita bene, non sono riuscita ad arrivare in area però. Vediamo se può capitalizzare. Fallo, calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione.
Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo. Shevchenko! Può provare! Gioca una palla lunga e trova il compagno. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Da lì potrebbe anche trovare la porta. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Shevchenko! Il portiere dice di no. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Totti. È un'occasione. È un grande riflesso qui. Prova a verticalizzare. Sì, hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. Occasione da rete. Gol, non sbaglia. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Nello spazio cerca l'idea. Da lì può segnare. Colpisce verso la porta. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Prova a giocarla in profondità. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Trova il compagno in buona posizione. Tocco preciso. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Samuel si è fatto trovare pronto. Ruben Michael. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo, ce l'hanno messa tutta, è vero, ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Per concludere l'analisi, a te invece...